Bentornati cari amici, ancora qui con il nostro consueto appuntamento alla rubrica Medicina Regione Lazio. Con me oggi in studio ho la dottoressa Clelia Sirianni dello studio di psicologia e psicoterapia psicoanalitica. Benvenuta dottoressa. Grazie, buongiorno. Allora, iniziamo subito e mi permetto di chiederle da quanto tempo è che svolge questa attività? Dal 2014. Ok, quindi è già insomma una storia alle spalle. Abbastanza, okay. Abbastanza. E mi permetto sempre di entrare, di rimanere in quella che è il tuo passato, il suo passato, pardon. Come mai ha scelto questa strada? Che cos'è che l'ha portata a capire che questo sarebbe stato il mestiere poi che avrebbe fatto per la vita? In realtà è sempre stata la mia passione, cioè da quando avevo 13 anni non ho mai avuto dubbi su quello che avrei voluto fare, per cui è stata una passione, iniziata per passione, ecco. Un giorno mi è venuta in mente proprio questo desiderio. Ero a scuola, mi ricordo, erano arrivati dei ragazzi, insomma, tossicodipendenti erano, che vendevano dei libri, e da lì è stato, diciamo, proprio quello il momento in cui mi sono avvicinata alla psicologia. Ah, quindi è stata una cosa, insomma, quindi, che faceva parte di lei già dall'inizio. Sì, penso proprio di sì. Sì, quindi sì, è riuscita ad unire poi passione e lavoro, che non è da tutti. Sì, è vero. E assolutamente. È stata fortunata, poi insomma, da quella che è la sua comprovata esperienza, mi permetto di dire, arrivati ad oggi, significa che era la strada giusta da scegliere. Assolutamente, sì, sì. Era assolutamente quello. Ho studiato a Firenze psicologia e poi ho fatto la scuola di specializzazione qui a Roma. Ok, e con che tipologie di fasce di età lavora? Dunque, io sono psicoterapeuta psicoanalitica dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia e appartengo all'associazione AIP di Roma. E quindi mi occupo di bambini dall'età prescolare, quindi dai 0 ai 5 anni e poi insomma fino ai 18 anni. Ecco. Anche molto piccolini, insomma. Sì, anche molto piccolini, sì. Allora, io con lei volevo affrontare il discorso Covid. Allora, ovviamente è stato un anno molto diverso da quelli che siamo stati abituati a vivere. Il Covid è entrato a far parte delle nostre vite ormai già da qualche mese, continua ancora a esserci. In merito a quella che è la sua esperienza, il Covid che impatto ha avuto con le persone delle fasce di età di cui abbiamo parlato poi poco fa? Beh sì, allora, per quanto riguarda i bambini proprio piccoli che si sono quindi ritrovati improvvisamente chiusi ed isolati a casa senza nessun tipo di contatto con gli amici o anche i bambini dell'asilo, le maestre, senza lo sport, quindi quelli che non sapevano darsi una spiegazione logica rispetto a quello che stava succedendo, hanno avuto in effetti delle grandi difficoltà. Alcuni mettevano in atto proprio degli atteggiamenti di irrequietezza motoria, quindi vuoi perché erano chiusi in casa tutto il giorno, ma anche perché abbiamo visto che questi comportamenti erano sintomo di angosce di base che stavano emergendo anche nel bambino, che non riusciva a capire. Ovviamente, così come il Covid si trasmette per via aerea da una persona all'altra, anche le ansie, le preoccupazioni e le angosce dei genitori venivano inevitabilmente trasmesse al bambino, anche perché questi genitori si sono ritrovati sprovvisti nel gestire una situazione che nessuno aveva mai gestito, ecco. Quindi anche ritrovarsi a dover fare da maestra, da mamma, da cuoca, da donna delle pulizie, insomma tutto quello che magari una donna o un uomo insomma delegavano o comunque che facevano per una parte della giornata, adesso si sono ritrovati a farlo quotidianamente. E assistere i bambini anche nei compiti non è stato sicuramente facile. Quindi questo, oppure episodi di diuresi notturna, comunque tutto sintomo di ansie e di angosce che circolavano all'interno della famiglia.
Assolutamente, quindi da quello che è appunto la sua esperienza, che tipologie di consigli possiamo dare anche per i genitori per la gestione appunto di questa situazione, anche attuale purtroppo ancora? Purtroppo attuale, sì, e soprattutto di grande incertezza per il futuro. Sicuramente bisogna dire la verità ai bambini, bisogna dire la verità e cercare con parole anche molto semplici di spiegare quello che sta accadendo, magari anche attraverso dei disegni, una rappresentazione, perché qualcosa che non si vede fa paura, qualcosa che viene invece rappresentato, a cui si dà una concretezza, invece comincia a diventare più familiare, quindi parlarne proprio e rappresentarlo. Anche sotto forma di gioco magari, no? Assolutamente, di gioco, insomma, poi ognuno trova gli strumenti, perché li trova, ce li ha, così come ciascuno di noi ha delle risorse, e quindi dare comunque sempre un barlume di speranza in una situazione in cui mi rendo conto che è molto difficile averne. E soprattutto mantenere la positività, io lo dico sempre, sì. Ovviamente in ogni settore, no? Abbiamo ha sconvolto il Covid qualsiasi tipo di settore. Assolutamente. Però quando le persone possiedono tanta positività, che comunque in questo momento può essere anche stata annientata in parte, ma se la possediamo anche in una percentuale bassissima, è importante comunque farla vedere e mantenerla alta. Assolutamente. Allora, io lascio per i nostri radioascoltatori, che in questo momento la guardano anche in video, qualche contatto in più per poterle chiedere maggiori informazioni. Allora, ricordiamo la dottoressa Clelia Sirianni, il numero del cellulare 328-6044-677, la troviamo in via Vigiliena 10 a Roma. Via Vigliena 10 a Roma. Per quanto riguarda l'indirizzo mail, psicologaprati@gmail.com. Io ringrazio tantissimo la dottoressa di essere stata qui con me e grazie di aver dato delucidazioni in merito a questi argomenti nella nostra rubrica quotidiana. In bocca al lupo per tutto, le mando un grande saluto. Grazie. Grazie Buongiorno. A lei.